L'entusiasmo della prima occasione conviviale dopo mesi di chiusure è comprensibile, ma insieme alla gioia nel ritrovarsi con amici e persone care seduti attorno ad un tavolo all'aperto con in mano un buon cocktail, deve prevalere il senso di responsabilità di ogni singolo cittadino, senza il quale non c'è sanzione o prescrizione che tenga. A Campobasso hanno fatto discutere alcune immagini circolate sui social. Una di queste riguarda il bar al Centrale. Presunto assembramento, probabilmente qualche cliente senza mascherina e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Da qui la gogna social e accuse surreali a cui i gestori dell'attività hanno risposto con coraggio. Locale chiuso fino a quando non avranno a disposizione un dehors più grande che permetta di gestire l'afflusso della clientela. Qualche ora fa, Nicola Ranallo, proprio qui fuori, qualche persona in più, tante polemiche in particolar modo sui social. E allora voi avete deciso di prendere una decisione forte, chiudere fino a quando non avrete un dehors più ampio all'esterno del locale. Sì, è una decisione abbastanza forte che abbiamo concordato io e mio fratello. Aspettavamo tanto questa riapertura, con tanto entusiasmo sia noi nostro che dei nostri collaboratori. Avendo preso tutte le precauzioni del caso, distanze, attenzione a 360 gradi, in questi due giorni c'è stato qualche persona in più, ci hanno attaccato sui social, assembramento a destra, a sinistra, che secondo me trova il tempo che trova, che non è assolutamente vero. E allora per la nostra salute, per la salute dei nostri dipendenti, per la clientela, per la città di Campobasso, abbiamo preso questa decisione forte di richiudere il Centrale. Però questo in attesa che ci abbiamo spazi all'aperto più ampi per ripartire in più sicurezza. Il Centrale sicuramente rimarrà il bar di Campobasso per lo svago di Campobasso e speriamo di ripartire più forte che mai. Per chi non rispetta le indicazioni governative, multe salatissime, 400 euro per gli avventori e sanzioni anche per i gestori, la cui attività può essere sospesa nel caso di reiterazione di condotte non conformi. Qualora si verificassero situazioni di difficile gestione, toccherebbe agli stessi titolari richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Gli eccessi, bene ribadirlo, in un momento di emergenza non sono tollerabili e costituiscono un pericolo per la salute pubblica, ma è quantomeno paradossale richiedere a chi in quel momento sta lavorando di fare il controllore e il censore di cosa bisogna o non bisogna fare. La soluzione? Appellarsi al senso civico degli italiani che hanno tra le mani il futuro del paese.